Amiche e amici di GP1, ciao a tutti da Eikmal, siamo qua con un pilota che ha avuto un bagno di folla incredibile, grande Andrea. Grazie, sempre un piacere stare in mezzo ai fan. Allora, siamo qua con Elf, che noi li conosciamo molto bene perché dai, sono impegnati in Superbike con appunto il team di Manuel Puccetti, che tra l'altro oggi ci ospita, quindi sarai tu il pilota prossimo anno con la Kawasaki. Sai che non ho mai provato una Superbike nella mia vita. Viene a fare un test. No, ho sempre provato moto quasi stock, quelle poche che ho provato, quindi non ho mai veramente provato una Superbike ufficiale, quindi non ne ho un'idea. C'è tempo? No, non c'è più tempo, è proprio quello che manca. Non c'è più tempo perché adesso Andrea, come tutti voi ben sapete, dai, ha lanciato questa grande, diciamo, sfida sua personale nel cross 04 Park, grandissimo Andrea, io sono anche un appassionato, come ben sai, di cross, con Elf che ti sostiene. Cos'è che ci puoi dire di questa nuova campagna, questa nuova cosa che avete fatto? Stracontento di questa collaborazione perché non è una semplice sponsorizzazione, ma si parla di valori. Become Yourself hanno individuato me come testimonial. Come valori e sui propri sogni, stiamo parlando della mia carriera, i sogni, che cosa sono riuscito a fare, che tutti conoscono, ma a parte quello c'è questo parco adesso di mezzo, parlando di sogni, e anche questo, quando veramente credi in una roba, è un sogno forte, lavori, magari ci metti tanti anni, come è successo in questo caso, ma poi si può avverare. È logico che è molto complicato, però alla fine se ci credi in una roba, indipendentemente dai soldi e tutte le situazioni dinamiche che bisogna gestire, si devono incastrare delle cose, certo, perché sennò non si possono realizzare. E quindi se sogni veramente, vuoi una roba, magari si incanalizza. Dove? Tu adesso sei un imprenditore, cioè è più facile fare il pilota o l'imprenditore? No. Dai, poi con Elf, tutti gli accordi che devi gestire, vabbè che c'è il buon Battistella che una mano te la dà, dai, quello. Dai, correggo tutti quelli che mi chiamano imprenditore perché in questo momento sono uno spenditore. Spenditore? Non un imprenditore. L'imprenditore normalmente investe e poi ci guadagna. In questo momento. Ma tu, l'investimento iniziale però lo devi fare, cioè all'inizio devi metterci i soldi. Dai, ma il business plan in questo momento è giusto mantenere quel termine lì, però dai, vediamo. Però dai, con Elf, dai, penso che ci sia un bello, appunto, come hai detto, programma a lungo raggio per i prossimi anni, che per fare le cose in grande. Sì, infatti siamo partiti con un accordo di un anno, ma mentre siamo partiti a conoscerci quest'anno abbiamo già deciso di fare altri anni perché, ripeto, i valori e su che cosa si vuole spingere, le idee sono molto simili, quindi una gran bella roba. E ne ho assolutamente bisogno nel parco di questi tipi di aziende, di brand con queste mentalità, e a livello personale mi fa davvero piacere collegarmi. Allora, io so che c'è davvero un grandissimo progetto con lo 04 Park, e a me è giunta anche voce, adesso qua ti devo fare la domanda cattiva che ti dicevo. Allora, io vivo a pochi chilometri da Maggiora, dove c'è una pista che tu conosci bene, ci siamo anche visti, che ospita il mondiale di motocross, ma a me dicono che tu vuoi portare il mondiale di motocross sul tuo tracciato, ce la vuoi portare via, Andre, cavolo, cioè... magari faremo tutte e due. Beh, se ce la porti via poi ti faccio la guerra mediatica. No, Maggiora è giusto che si faccia la gara Maggiora perché la storia e il fascino è stupendo. Certo. Ma perché non farne due, non farne tre all'Italia? Assolutamente. Vabbè, se ci sono i parchi giusti, assolutamente. No, sì, cioè, quello è un altro mio sogno. No. Però con calma, perché ci vuole ancora un anno per finire tutto il parco. Poi, come tutte le robe in grande, bisogna testarle, viverle, metterle a posto. E poi si può pensare a questi tipi di eventi, quindi io penso, ci vuole un po' di tempo. Io penso che dovessi portare mondiale MXGP, poi porti le nazioni, poi chiudi. Guarda, sono stato a Nazioni quest'anno in Francia, hanno fatto i record di biglietti, c'era veramente tanta gente. È vero che i francesi sono particolarmente aggressivi come tifo, ma l'atmosfera che si vive a Nazioni è unica, molto più forte di una gara di mondiale. Quello è un altro sogno. Però alla fine vogliamo un po'. No, a parte quello, alla fine della giornata, quando ho visto un po'
come è finito il parco dopo tutti questi festeggiamenti, non ero proprio... Perché mi sono tanto rimettere in ordine. Esatto. Ascolta Andrea, dai, parliamo anche un po' di MotoGP, due battute, lo stai vedendo questo mondiale, tre round, alla fine tre gare, com'è che finisci tra Bagnaia e Martin? Guarda, sono veramente carico per vedere queste tre gare, quest'anno io me le guardo tutte, magari registrate quando vado a fare le mie gare, però seguo tutto, sinceramente sono un po' annoiato di certe battaglie perché il regolamento secondo me andrebbe un pochettino cambiato a livello di combattimento, ma nelle ultime gare invece ci sono state delle gran lotte in piste dove c'era un grosso calo di gomme, quindi secondo me è stato quello il motivo, ma la lotta che c'è adesso è stupenda perché stiamo parlando di due piloti un po' diversi, stessa moto, stesse possibilità ed è una questione di test. Quindi è spettacolare questa cosa qui. Tre piste, boh, sulla carta forse c'è mezzo punto in più su Martin a livello di quello che si è visto l'anno scorso in queste tre piste. Però Pecco ha dimostrato che anche quando ha messo male riesce a recuperarla, quindi fa fatica a guadagnare i punti, ma Martin sta dimostrando una velocità unica e quindi rimane il discorso testa. Chi si saprà gestire, chi non farà errori, la spunterà. Su cosa se la deve giocare Pecco e su cosa se la deve giocare Marco? Sai, non voglio fare l'errore che è stato fatto tanti anni fa. Quando io c'ero dentro, commentare robe da fuori è un po' sbagliato perché sì, sai delle robe, anche se hai dell'esperienza, ma certi dettagli non li puoi sapere. Quindi si può commentare sempre un po' superficialmente. Quello che posso dire io da fuori, in base alla mia esperienza, è che Pecco lo sto vedendo nelle ultime gare dubbioso, parte nei weekend sembra con dei dubbi, certo. Qual è la motivazione non lo so, se è tecnica, team o sua personale, e quello gli condiziona un po' il weekend, spesso lo risolve, ma questo lo mette in una condizione sempre al limite, invece Martin parte e va forte subito, questo in questo momento sta pagando a York. Però alla fine l'ha sempre risolta Pecco, quindi deve cercare di stare tranquillo, ripeto, è una questione mentale in questo momento, che all'ostà ce l'hanno tutti e due riescono a partire davanti in griglia, gestione gara forse ce l'ha un po' meglio Pecco, però mentalmente la difficoltà è sempre quella a livello, ai massimi livelli, sapersi gestire e tirare fuori il proprio 100%. Il 101 non esiste, il massimo è il 100 e la difficoltà è riuscire ad arrivarci, perché quando c'hai pressione e tensione non riesci a rendere al tuo 100%, quindi chi riesce a rendere al 80, 85, 90, 95, quello fa la differenza. Dovi, io te l'ho detto prima, io starei qua fino a dopodomani a parlare con te di moto perché penso che tu sia davvero un pilota di quelli che ti spiega, proprio ti racconta, però non abbiamo fino a dopodomani, anche perché penso di tornare a casa, quindi ti faccio ancora dai due domande. Questa Ducati quanto è che è diversa? Cioè è diversa tanto dalla tua, ma che idea ti sei fatto? Il tuo amico Stoner ha detto che cioè ormai veramente c'è l'elettronica, l'aerodinamica, non emergono più le vere qualità del pilota. No, allora, che non emergono le vere qualità del pilota, no, non è vero. Ma concordo con lui che ci sono sempre più aspetti dove l'ingegnere ha fatto la differenza, di conseguenza ha modificato il modo in cui guida il pilota, in cui gestisce il weekend, la gestione gomma, la frenata, l'aerodinamica che mette totalmente, l'abbassatore. Adesso il pilota deve guidare diversamente, ma non è solo una questione di diverso, è che le moto sono un pochettino più fisiche, non sembra, sono stabili ma sono più fisiche, però sono più precise. Se guardiamo Marquez, quando accelera dietro una Ducati, lui può inventarsi quello che vuole, quando tiri sulla moto non accelera, grip o altre cose non accelera, e il pilota in quel caso non può fare veramente così la differenza da colmare come magari qualche anno fa, cioè, ognuno aveva proprio punti forti e punti deboli e si giostrava. Adesso se non hai certe prestazioni non fai niente. La Ducati negli ultimi anni, esattamente come, non lo so perché non sono dentro, ma
non credo abbia rivoluzionato niente, semplicemente ha magari messo a posto due o tre robe e gli altri non si sono adeguati, evoluti a sufficienza e sta facendo la differenza. È vero che ha tanti piloti forti, quello comunque fa, però e quindi quando hai una moto che funziona non devi sviluppare particolarmente e hai piloti forti, questo alza l'asticella del livello della Ducati, perché loro si concentrano solo a sfruttarla. Quando tu devi solo pensare a sfruttare al massimo il pacchetto, spingi, alzi l'asticella. Non devi sviluppare e fare prestazione un'altra roba. L'ultimissimo, hai citato il comico Marquez, noi dai tutti Marquez ce lo ricordiamo alla grande, le grandi sfide con te che davvero hanno tenuto incollato milioni e milioni di appassionati. Adesso l'ha messo lì sulla Ducati di Gresini, ecco, ti chiedo cosa ti aspetti e se te l'avessero messo in Ducati quando c'eri tu come l'avresti presa? Vai adesso, vai, ti lascio tutto l'onore. Io ho la mia opinione su certe robe, ma non metto becco. Parlo di a livello di Marquez, cosa può fare con la Ducati, molto interessante. Sicuramente andrà straforte, sicuro. Da fuori mi viene da dire che lui ci dovrà adattare solo due robe. Solo alla frenata, nel senso che come devi giocare con la moto, con la Ducati è diverso dalla Honda, lui ha usato solo la Honda. Secondo me è uno che si adatta a tutto molto velocemente, quindi probabilmente non ci vuole tanto tempo, anche perché ci sono solo due test a fare. Secondo me ha messo a posto quella roba lì, il resto è adattamento su tanti aspetti, però non la vedo complicata su tutti gli altri aspetti, anche per la fame che ha e perché ha scelto di fare questa cosa. La vedi complicata un po' per gli altri. Secondo me, però adesso Pecco, Bezzecchi, certo. Martin principalmente, ma anche altri, sono talmente carichi che gli daranno del filo da torcere forte il prossimo anno, perché te quando parti, come quando è arrivato Lorenzo in Ducati, pensava di arrivare e spaccare tutto, ma ci sono degli adattamenti, ci vuole del tempo e questo è quello che succederà, e gli altri sono carichi e non aspettano altro, esatto, di battere Mark, quindi anche lì sarà una questione mentale. Ecco, dai, dovrà fare un po' come te quando è arrivato Orge, che tu non deve dare importanza a deve pensare solo a se stesso, perché quando comunque guardi altri talenti come fanno le cose ti serve per continuare a progredire, ma fino a un certo punto, almeno questa è la mia esperienza, perché quando guardi dei talenti così forti, così grandi, se cerchi di copiarli ti possono andare fuori strada. Secondo me bisogna sempre apprendere e studiare campioni e piloti talentuosi, ma poi capire su che cosa veramente concentrarsi, perché ognuno ha le proprie caratteristiche. Andrea, che dirti, grazie davvero, grazie mille, io starei qua davvero a parlare con te per altre 20 ore, perché sei un pilota veramente interessante. Vieni a fare una live, dai, mi sei mai venuto, ti invitiamo, dai, la facciamo con Carregnato. Dove? Con GP1, dai, sennò veniamo giù da te, dai, la facciamo. Se venite giù da me è più facile, ma non tanto perché non mi voglio spostare, è perché adesso facendo il corsista, veniamo. Mi alleno parecchio, quindi sono sempre in giro. Veniamo prossimamente, quando sei tranquillo, veniamo a fare un bel servizio. In vero, va bene. Grazie mille, ciao a tutti, ciao. Grazie ancora a Dovi.